Questa mostra è allestita a Garbagnate Milanese in un'ampia sala della Corte Valenti, già sede di un antichissimo convento. Oggi, completamente restaurato, ospita numerose manifestazioni culturali. A questa mostra è presente anche il grande modello dell'incrociatore Andrea Doria, che è stato restaurato da soci dell'Anvo. Arrivato con un trasporto speciale, viene sistemato in una sala al piano terra. I modellisti sistemano le navi sui tavoli in modo da realizzare un percorso storico che illustri l'evoluzione attraverso i secoli. Dopo l'inaugurazione, alla presenza di autorità civili e militari, seguiamo il percorso suggerito dagli organizzatori, cominciando dalle navi più antiche. Troviamo quelle egiziane realizzate andando a cercare informazioni addirittura nello stesso Egitto, poi troviamo le navi dei Romani, dei Cartaginesi e dei Vichinghi. C'è una bellissima riproduzione delle tre navi di Cristoforo Colombo e numerose navi a vela del periodo successivo. Si tratta di modelli costruiti ponendo la massima cura nella realizzazione di ogni particolare. Questa parte della mostra racconta come, dopo la scoperta dell'America, il trasporto marittimo si sia sviluppato con la costruzione di navi sempre più grandi e veloci e, per proteggere i traffici marittimi, sempre più armate. Troviamo imbarcazioni a vela, tra le quali anche una giunca cinese e una caorlina. C'è una baleniera con montato sulla prua il cannone per il lancio dell'arpione. Poi ci sono numerosi rimorchiatori, da quelli tradizionali ai moderni tug supply. Si tratta di modelli naviganti e radiocomandati. Uno è addirittura attrezzato con un eliporto. Più avanti troviamo il velocissimo destriero, il famoso transatlantico Titanic ed il gigantesco transatlantico francese Normandy. Di tempi assai più recenti è la nave da crociera Eugenio Costa, completa di piscine e croceristi. Nella parte centrale della sala sono sistemate navi militari di superficie e sommergibili. In questa mostra c'è anche un modello della nave scuola a vela Palinuro che affianca una Amerigo Vespucci mirabilmente rifinita. La mostra è stata visitata da un pubblico numeroso, ma la cosa più importante è che sono venute molte scolaresche. È importante mostrare ai giovani questi lavori per far accendere in loro la scintilla che li porti verso hobby interessanti ed educativi come questo. Questa mostra, che si è conclusa con le cerimonie del 2 giugno, è stata voluta dall'assessorato alle politiche culturali del comune di Garbagnate Milanese e vi ha collaborato la sezione di RO dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia. Se volete saperne di più su questi ed altri modelli, visitate i siti www.anvo.it e www.mitidelmare.it.